La situazione sui cingoli è particolarmente critica in quanto il nostro comune con soli 9,8 km² e 1600 abitanti vede la presenza di circa 313.000 capi tra tacchini, galline, ovaiole e polli da carne. Quindi abbiamo una grandissima densità. E fortunatamente siamo stati colpiti solo da un focolaio, quello che ha originato un po' la situazione qui sui cingoli, che è stato circa di 2 settimane fa, però diciamo che da ieri praticamente è iniziato un'azione di depopolamento, quindi verranno abbattuti praticamente quasi la totalità degli allevamenti qui su cingole, per una scelta diciamo di appunto depopolamento per favorire l'estinzione dell'epidemia. Quindi la situazione adesso è particolarmente critica. Sono stato continuamente stimolato dai miei avicoltori a cercare di recuperare quante più notizie e avere un ruolo un po' di coordinamento e comunicazione con loro, perché erano un po' nel caos, probabilmente è dovuto al fatto che questa grossa epidemia che si è verificata tutta qui nella zona di questi nostri 4-5 comuni del distretto veterinario di Leno. Probabilmente il distretto veterinario di Leno, pur con le competenze che ha e con tutta la buona volontà, però non è riuscito a fronteggiare questa grossa epidemia. Sicuramente un potenziamento, una maggiore presenza di risorse potevano essere più utili per essere ancora più tempestivi.